Benvenuti a TG Maestro. Sono lieto di presentare un'intervista che i bambini della Quinta F hanno realizzato con San Benedetto. Li ascoltiamo in diretta. In che anno sei nato? Forse sono nato verso il 480, non mi ricordo bene. Dove sei nato? Sono nato a Norcia. Come si chiamano i tuoi genitori? Mio padre si chiama Giustiniano Probo ed è stato un console e capitano generale dei Romani nella regione di Norcia, mentre mia madre si chiama Claudia De Re Guardati. Come mai hai scelto di diventare monaco? Ho scelto la vita monastica quando ero molto giovane. Sentivo in cuor mio di voler seguire Gesù. Vissi alcuni anni come monaco eremita, ovvero una vita in cui diversi monaci vivessero insieme. Penso che a scuola hai sentito parlare di vita monastica cenobitica. Quanti anni avevi quando hai deciso di diventare monaco? Avevo per lo più 17 anni. Com'è stato il tuo primo giorno da monaco? Ero molto emozionato in cuor mio, ma subito mi sono calato nella vita monastica, vivendo in silenzio, pregando e lavorando. Qual era il tuo luogo preferito del monastero? In realtà non ho mai avuto un luogo preferito, ma ho cercato di vivere ogni momento della giornata e ogni luogo del monastero pensando che quella fosse la volontà di Dio per me. Insomma, in ogni luogo ho cercato di stare alla presenza del Signore. Come hai costruito il monastero? Le cose non nascono per caso, ma ci vuole sacrificio per realizzarle. A Subiaco fondai 12 monasteri. Ogni monastero lo affidai ad un abate. Tra il 525 e il 529, dopo un tentativo di avvelenamento con un pane avvelenato, decisi di abbandonare Subiaco e recarmi verso Cassino, dove, sui resti di un antico tempio, fondai il monastero di Monte Cassino. Quanti anni avevi quando hai scritto la regola Ora et Labora? Avevo circa 60 anni. Quale anno sei stato proclamato patrono d'Europa? Sono stato proclamato patrono d'Europa da un grande papa, Paolo VI, il 24 ottobre 1964.